Allora. Sì. Buonasera a tutti, porto i saluti della Fondazione molto brevemente, eh, sarò molto, molto sintetico, non, non credo sia il caso di presentare Massimo Rossi perché è una persona che ha una notorietà e anche una vicinanza alla Fondazione, una vicinanza che è una abitazione quotidiana. Eh, di studi, di ricerca, di attività pubbliche, eh, per esempio questa in questa occasione eh, parleremo di una mostra che è la terza delle mostre importanti organizzate da Massimo robsi la prima fu legata alla città di Treviso, no? Atlante Trevigiano, ormai lontana, eh, e poi la geografia serve a fare la guerra e così via. Quindi continuiamo su questo filone. Questa volta siamo su un piano un po' diverso, diciamo, un po' più, più legato anche dal punto di vista spaziale alla, alla vicinanza alla città, al tessuto della città, e che quindi il lavoro di ricerca della Fondazione, in questo caso di Massimo Rossi, si, si manifesta in un contesto più importante. Eh, nello specifico la, la sede espositiva di Cascarpa che è stata inaugurata da poco poi soffocata dagli eventi pandemici ma insomma inaugurata con entusiasmo è promettente come spazio espositivo e quindi è un allargamento di campo che è anche un allargamento di approfondimenti diciamo. qui non è solo un desiderio di colonizzare gli spazi ma di... Eh, esprimere il senso della, del nostro lavoro e anche il nostro desiderio di andare a fondo nelle cose eh, attraverso una maggiore presenza nella città ma anche una visibilità da un punto di vista della, della nostra presenza direi nazionale e internazionale ecco, però partiamo sempre dalla città di Treviso e questo allargamento di campo eh, questo faccio un po' di di discorsi di occasione, ecco, poi, poi lascio la parola, eh, si esprime anche attraverso delle, delle, una presentazione comunicativa singolare, no? non siamo più solo Fondazione Benetton, studi ricerche, studi eh, geografico, cartografici, non siamo più solo noi, ma sia, ci, ci siamo anche ci dichiariamo questa volta attraverso una cosiddetta piattaforma, oggi si dice così, con il desiderio di presentarsi attraverso una, una sigla, un contenitore che si chiama Treviso Contemporanea. L'abbiamo confezionato nell'arco di poco tempo, però, è stato, eh, nasce dal desiderio di stabilire una, una vicinanza, una relazione sia con la vicina Fondazione Magomundi e le sue sedi. Ehm, nello specifico la galleria delle prigioni sia con eh, ripeto con una eh, maggiore interazione con eh, le iniziative espositive e gli spazi della città di treviso e quindi cascarpa non è solo eh, il luogo che interessa questa avventura espositiva ma ci sono anche la chiesa di Sant'Eonisto, la galleria delle prigioni e questo legame eh, che io trovo interessante e che è molto bello che Massimo Rossi con la sua angolazione, con il suo metodo di lavoro abbia accettato con entusiasmo eh, di eh, entrare diciamo, sotto questo, questo quest ombrello, no? sotto questa eh, accezione che porta la, la parola contemporanea, no? quindi non eh, sia mh, perché eh, manifesta questo nostro desiderio di vivere a cavallo tra la visione storica e la visione critica ci porta anche ai temi contemporanei e questo è insito nella ricerca storica anche di, nella ricerca di Massimo Rosso e poi per questa eh, avventura e questa curiosità che è nata fin dall'inizio della sua esplorazione di mettere insieme documenti di natura diversa anche dal punto di vista non solo materico eh, e, ma anche cronologico e che sono quelli di una di alcune diciamo, sezioni delle collezioni di arte del, del signor Luciano Benetton in questo caso soprattutto la, la collezione dei suoi tappeti geografici quindi questa ci è qualcosa che un'opportunità che avevamo in casa, che dovevamo cogliere per non avere questa, sempre questa doppiezza fra eh, coloro che si occupano di arte contemporanea e sono Diversi che stanno sotto questo contenitore e coloro che invece fanno più una ricerca più legata alla ricerca storica filologica, come è nella tradizione della nostra fondazione qui di Palazzo Bumben e Cautorta. Ed ecco che eh, mi piaceva precisare ecco queste, queste novità, eh, sono novità che. Eh, per noi rappresentano più un desiderio comunicativo, un desiderio di esprimere la, la sostanza del nostro lavoro. Poi, nella prassi quotidiana, sono, sono qualcosa che abbiamo sempre tenuto presente e che fa, fa parte nostro, del nostro orientamento: mai perdere il punto di vista de, de questa, di questa necessità sia di eh, tenere insieme la vicinanza alle questioni anche contemporanee, non in senso. In senso diciamo formale e banalizzante, ma la nostra eh, vicinanza al, agli, ai problemi eh, che riguardano il nostro territorio, alla ricerca e, alle, e agli aspetti che riguardano l'attualizzazione di alcune questioni di carattere più generale, eh, quindi si potrebbe citare le varie sfaccettature del nostro lavoro nell'arco dell'anno e poi quello che nasce dalla ricerca, nel senso più stretto che, che fa parte soprattutto fra di noi di una figura di studioso e ricercatore come Massimo Rossi. Quindi eh, penso che iniziamo diciamo, questa presentazione e l'inizio di queste quattro presentazioni con questa, con questa cifra, che è la stessa diciamo, ricerca grafica che abbiamo svolto. Uh, frettolosamente ha portato al compimento e poi è stato anche una, un lavoro che ha anche caratterizzato diciamo, la presentazione del volume oltre che quella della mostra ed è una cifra che poi si porterà dietro una, un lavoro sto parlando fin troppo uh, un lavoro diciamo, articolato come quello di espositivo uh, pubblicistico e poi ci auguriamo grandi mh, folle di studenti che verranno a visitare la mostra perché la mostra è un testo che si presta moltissimo a, a navigare a cavallo fra queste due realtà e anche questa serie di appuntamenti per, a carattere più specialistico. Quindi eh, io vi ringrazio di essere qui, intervenuti, sia coloro che sono qui fisicamente siamo contenti perché siamo già, ci siamo incaponiti di riaprire, nonostante molti ci sugge suggerissero di... Aspettare un po' di essere più cauti, invece abbiamo riaperto le porte sia dei nostri spazi espositivi che sia di questi luoghi e con, con cautela e con garbo cerchiamo di portare avanti il nostro, il nostro lavoro. E do la parola a Massimo Rossi e grazie ancora di essere intervenuti. Bene, ringrazio. Il professor Luigi Latini, il direttore della Fondazione. E, eh, passiamo direttamente alla, alla narrazione di questa, di questa iniziativa, che, come diceva il direttore, ha una, un contesto che è quello di Treviso Contemporanea con tre offerte eh, espositive. E Atlante temporaneo alla Galleria delle Prigioni, Mind ma the Map che è a Cascarpa e Terra incognita a, a Sanisto. Durante il lavoro di eh, preparazione, eh, lo studio eh, relativo proprio alla costruzione di questa esposizione. Come vedrete poi anche in mostra, siamo entrati in contatto con oltre una ventina di biblioteche e luoghi di conservazione tra i maggiori in giro per il mondo, tra Stati Uniti, Europa e anche Giappone, che conservano cartografie straordinarie che eh, ci sono state decisamente molto utili per costruire questa narrazione sulla costruzione dell'immagine del mondo. Eh, mi, mi preme anche sottolineare che probabilmente abbiamo costruito una mostra impossibile da fare eh, se pensiamo a materiali originali. Si tratta di cartografie che hanno anche sette secoli di, di vita. Quindi molto difficili da poter gestire, e l'alta risoluzione che siamo riusciti ad ottenere da tutti questi enti di conservazione, eh, ci ha dimostrato che è possibile quindi realizzare operazioni eh, filologiche o comunque che riguardino la storia della cartografia utilizzando appunto questa straordinaria opportunità che è il, il digitale. Mi preme anche ringraziare. Eh, eh, tutta una serie di, di enti, istituzioni italiane eh, che hanno eh, deciso insomma, di collaborare con noi e dare il patrocinio a questa, a questa nostra iniziativa. La, la mostra è, è suddivisa, eh, così come anche il volume che accompagna eh, l'esposizione, in tre eh, grandi sezioni. Eh, abbiamo deciso di utilizzare la lingua latina per eh, un po' come passepartout, diciamo. La prima sezione si chiama eh, Non plus ultra, poi vedremo nei dettagli, insomma, anche se abbastanza velocemente, eh, le varie sezioni. Non plus ultra che sta ad indicare una eh, modalità, mh, un paradigma anche, sia fisico che mentale, che ha riguardato un certo periodo della storia anche dell'umanità, specie in Occidente, quindi un limite fisico da non oltrepassare, oltre che, oltre che mentale. E le mappe naturalmente eh, traducono questo eh, graficamente, con molta efficacia. Poi una seconda sezione intitolata Plus Ultra, quando questo limite, diciamo, finalmente viene eh, superato e eh, ci piacerà, quando sarà proprio il momento, eh, cercare di svelarvi anche la nascita di questo, di questo motto, ancora oggi comunemente utilizzato, e poi l'ultima sezione, Teatrum Orbis Terrarum, che un po' eh, riguarda ormai un mondo svelato e quindi molto più vicino, diciamo, alle conoscenze nostre attuali. Poi, in questa scansione riguarda anche la, eh, la struttura espositiva di Cascarpa e nell'ultimo piano, nell'area eh, multimediale, abbiamo ospitato, grazie alla partnership con la Biblioteca eh, Bertoliana di Vicenza, eh, tre mappe in originale e eh, una serie di monitor, grazie alla partnership col Museo eh, Galileo di eh, Firenze. Ehm, dei brevi video che spiegano la costruzione, anche dal punto di vista tecnologica, di alcune cartografie importanti, e l'ultima intervista, intervista che ha concesso Arno Peters prima della morte, eh, relativa proprio alla sua proiezione, alla proiezione che prende il suo nome, e anche l'intervista dal punto di vista eh, così originale di un collezionista di geografie che è Luciano Benetton. Quindi una, una mostra che offre l'opportunità, poi eh, magari lo dirò anche più avanti, di un, di un ciclo di conferenze. È, questa è la prima conferenza di altre che per fortuna ospiteranno qui nel nostro auditorium i maggiori esperti italiani che, per quanto riguarda la storia della cartografia e le storie dei viaggi. E anche una serie di eh, concerti per quanto riguarda la stagione musicale della Fondazione, concerti che eh, ibrideranno, così come fanno eh, le cartografie, le musiche in relazione proprio ai luoghi che eh, i compositori insomma, hanno scelto per eh, raccontare appunto, la storia di particolari regioni del mondo. Quindi un'offerta un eh, davvero eh, stimolante che ci accompagnerà fino alla fine di maggio. Ma entriamo eh, nella prima sezione che è proprio relativa a un, ai limiti, ai limiti geografici, fisici e mentali e partiamo, come dice proprio il titolo, dal XII secolo eh, dove c'è una rappresentazione del mondo che viene dall'antichità, dal, dal macrobio, in cui il, la sfera, ecco, mi preme sottolineare che non è mai stata messa in discussione la sfericità della Terra. E, ehm, in questo caso vedete la divisione in climi, e abbiamo eh, ai poli due zone eh, molto fredde, frigide, quindi inabitabili, poi intorno all'equatore, Un'altra zona climatica perusta, inabitabile perché è troppo calda, quindi invalicabile anche, e le altre due zone sono le zone temperate, quindi abitabili, dove ci sono i tre continenti conosciuti, Africa, Asia ed Europa, ma contemporaneamente vedete si attiva la discussione e la riflessione sull'esistenza di altre terre al di là dell'equatore, quindi potenzialmente abitabili. Non entro nelle questioni, ad esempio, della Chiesa che giudicava eh, inabitabili comunque quelle zone perché non si poteva attraversare la zona torrida e comunque la parola di Dio non era arrivata fino dall'altra parte e comunque non era possibile che ci fossero persone che stessero con la testa in giù e i piedi per aria. Quindi una serie di considerazioni che sono entrate diciamo, nel mondo della rappresentazione geografica. Vediamo come eh, sia possibile cominciare a parlare di trasmissione di fonti eh, geocartografiche di, e di conoscenze in questo eh, commentario del sogno di Scipione, inizio dell'undicesimo secolo, dove vedete sempre in sostanza la raffigurazione che ricorda quella precedente, con questo oceano nel, eh, nella parte eh, torrida. E, Nell'emisfero diciamo, che riguarda quello boreale, vedete questa straordinaria delineazione dell'area mediterranea con il Mar Rosso, che sicuramente ha a che fare con delle fonti di epoca, di epoca romana. E avremo, siamo entrati in contatto qui con la biblioteca di Cambrai, che ospita l'edizione, naturalmente citata di manoscritti del cardinale Pierre de Imago Mundi, che sarà anche utilizzata da Cristoforo Colombo. E' annotata. E poi eh, la, ehm, la comparsa, diciamo, di questo che diventerà un logo per poter eh, immaginare e pensare all'immagine del mondo. All'interno del libro delle etimologie di Isidoro di Siviglia vedete questa davvero questo logo, logo che tripartisce eh, l'immagine del mondo, eh, si chiama eh, mappa mondo T in O, quindi c'è una T, i fiumi Don e probabilmente Nilo e la parte corta della T è il Mediterraneo, che suddivide in pratica eh, l'Europa dall'Africa. Quindi cominciamo già a parlare di orientamento, um, il nord sappiamo che è una convenzione e all'interno del mondo religioso è l'Asia, diciamo il punto di riferimento principale, e ehm, abbiamo una circonferenza che è la figura geometrica perfetta e tutto intorno c'è un mare oceano. E viene trasposta questa eh, raffigurazione in quella che è la prima cartografia a stampa. 1472, vedete che si tratta della stessa eh, immagine, dello stesso logo, però eh, al di sotto dei nomi del, dei tre, eh, delle tre regioni, dei tre continenti, ci sono i figli di Noè, Sam, eh, Yafet e Cam, che avevano il compito di portare la parola eh, di Dio nei, nei vari continenti. È il mare-oceano che racchiude la circonferenza. Abbiamo trovato anche una soluzione, ma non vi voglio svelare il come, abbiamo portato naturalmente in mostra anche uno degli esemplari diciamo, più intrigante per quanto riguarda le modalità di raffigurazione dell'immagine del mondo, vale a dire la tabola poi tingeriana, l'originale è la biblioteca albertina di Vienna, è una copia probabilmente del XIII secolo, di un originale perduto di epoca romana, del III-IV secolo d.C., abbiamo portato la versione a stampa di Conrad Miller del 1916. E vedete che si tratta di una modalità di raffigurare il mondo, che non ha niente a che fare con la rotondità, e ha a che fare invece con una eh, finalità... Con tutta probabilità eh, di calcolo stradale di distanze, che è un po' una provocazione, può assomigliare molto a un grafo di una metropolitana, cioè una soluzione grafica per esprimere ad esempio eh, le modalità di percorrenza all'interno della straordinaria eh, ampiezza dell'impero dell di Roma. Naturalmente. Abbiamo portato in mostra degli esemplari eh, dal punto di vista grafico, estetico, particolarmente eh, coinvolgenti. Eh, non potevamo non partire dal, da uno degli esemplari, eh, diciamo così, nodali per quanto riguarda la concezione dell'immagine del mondo, che poi durante il Rinascimento avrà un. Una grandissima importanza. Mi riferisco al mondo restituito da, dal geografo Claudio Tolomeo nel II secolo d.C. Tolomeo riassume le conoscenze del mondo della geografia eh, greca e introduce tutta una serie di questioni eh, particolarmente importanti poi durante la sua riscoperta eh, alla fine del Trecento. Vedete che c'è un, un oceano indiano chiuso, un'Africa non circumnavigabile, un'estensione del continente eurasiatico, eh, diciamo, eh, sovradimensionata, e un dettaglio che mi piace eh, segnalarvi: eh, vedete le, eh, i monti della Luna a sud da cui eh, si riteneva eh, nascesse il Nilo. Questo piccolo dettaglio ci tornerà utile per eh, ulteriori, in questa sede, eh, brevi riflessioni. La cosa più importante è la presenza all'interno di questa cartografia del, della griglia eh, delle coordinate eh, geografiche di latitudine e longitudine. Il, il volume della geografia eh, di Tolomeo accoglie circa 8.000 località. Ognuna con, ognuna con le, le proprie coordinate geografiche di latitudine e di longitudine. Tolomeo insegna a fare le carte e dà la possibilità ad ogni luogo di avere le proprie e uniche coordinate. Quindi una cartografia scientifica che poi tornerà molto utile eh, per le scoperte geografiche, per eh, costruire delle cartografie appunto scientifiche. E in mostra, naturalmente, abbiamo queste eh, molte eh, straordinarie eh, mappe, è anche questa che viene dalla Bodleian Library di, di Oxford ed è la, eh, la mappa, il mappa mondi di eh, Alidrisi, un geografo eh, di origini berbere o siciliane, c'è un po' il dibattito di dove sia nato, e lavorava in Sicilia, a Palermo, alla corte normanna di Ruggero II e elabora questa mappa del mondo con al centro la Mecca e il sud in alto. Dunque vediamo già che a seconda della cultura che esprime diciamo, l'immagine del mondo abbiamo dei punti di vista molto differenti. Per comodità la orientiamo a nord per comprendere un po' meglio e naturalmente qui il centro del mondo è la Mecca e vediamo che possiamo riconoscere un po' alcune località per familiarizzare. Ma quello che mi premeva ancora qui segnalarvi è la presenza dei monti della luna. Quindi c'è una trasmissione della geografia del mondo greco. Nella traduzione della geografia di Tolomeo nel mondo arabo, mentre nell'Europa occidentale questa trasmissione di conoscenze geografiche, non solo si ferma. Cade l'Impero romano e bisognerà aspettare, eh, dal II secolo d.C. alla fine del 300, quindi nel XIV secolo, perché la geografia di Tolomeo ritorni in, in Europa occidentale. Nella fattispecie a Firenze. Quindi, nel frattempo, la trasmissione del sapere geografico ha delle altre strade, sta percorrendo delle altre strade. Le colonne d'Ercole fissano uno dei temi, diciamo, questo non plus ultra, che viene materializzato graficamente nelle cartografie. Qui abbiamo un dettaglio di una. In carta molto importante che eh, esponiamo eh, in digitale, naturalmente in mostra. Ma partiamo anche da questo esemplare eh, decisamente importante: eh, un salterio, un libro dei Salmi, che eh, ha un formato di 13x17 centimetri e in mostra viene esploso molto ingrandito perché. Eh, vogliamo che il pubblico abbia l'opportunità di dialogare quasi, di vedere in dettaglio eh, queste straordinarie eh, cartografie. Al suo interno eh, possiamo vedere le modalità di restituzione eh, di quello che è, è il credo anche religioso. Eh, abbiamo il, il Mar Rosso diviso laddove Mosè lo attraversò con il popolo ebraico. Il paradiso terrestre, circondato da un muro di fuoco, eh, dal quale discendono le acque che irrigano eh, la terra e intravedete delle colonne d'ercole con due mostri, si tratta di due verene, che quasi eh, inducono timore e quindi fanno pensare che sia bene non passare oltre. Quindi c'è una, eh, una modalità grafica proprio di restituire. Eh, questa, eh, questo paradigma mentale che viene localizzato nello stretto di Gibilterra. Il, il volume eh, che accompagna eh, questa mostra, ma mh, ci si augura abbia una vita oltre eh, quella del 29 maggio, eh, racconta con maggior dettaglio anche eh, le, le questioni che riguardano le, le storie di queste mappe. Ad esempio, vedete nella parte eh, marginale del mappamondo è abitato da mostri. Balthusaitis, questo straordinario storico dell'arte, eh, riflette su questo e dice che le cose più interessanti stanno ai margini. E infatti, le mostruosità, ciò che non è noto, eh, viene sempre messo ai margini. E le cartografie, ancora una volta, testimoniano questa volontà umana di. Eh, mettere eh, lontane diciamo, le, le paure ma in ogni caso eh, di, eh, di rappresentarle. E abbiamo anche eh, quest'altra eh, raffigurazione, eh, viene dalla British Library e eh, sembra eh, non immediatamente decifrabile ma al centro come nella Mappa precedente c'è sempre Gerusalemme, quindi un punto di vista del tutto religioso, Gerusalemme è il centro del mondo, sulla destra abbiamo sempre il paradiso terrestre con le acque che scendono e irrigano la terra, abbiamo le colonne d'Ercole qui molto ben presenti, disegnate, che appunto stabiliscono questo limite, limite invalicabile. Contemporaneamente, ed è questa anche la possibilità di riflettere ulteriore, eh, a seconda di chi redige queste, queste mappe, eh, sono presenti oppure assenti determinate eh, questioni. Eh, in questa mappa del mondo di Pietro Vesconte, degli inizi del Trecento, non ci sono mostri, non ci sono colonne d'Ercole, perché è un punto di vista dei marinai, eh, c'è la cartografia nautica al suo interno, c'è un'Africa totalmente circunnavigabile, quindi è una modalità eh, che ha a che fare, eh, questa, eh, questa mappa è all'interno del Liber Secretorum Fidelium Crucis e, e anche in, in un'opera di Marin Sanudo, che ha delle attese, delle finalità molto differenti rispetto alle mappe invece elaborate all'interno eh, dei monasteri. Ecco, se invece proviamo a concentrarci eh, su questa straordinaria mappa del mondo che eh, viene dalla cattedrale di Hereford con cui siamo entrati in contatto, naturalmente abbiamo avuto l'alta risoluzione e siamo eh, stati in grado di eh, riprodurla in dimensioni reali in mostra. Ecco, vediamo che eh, come al solito eh, Gerusalemme è sempre eh, al centro, in alto il paradiso terrestre circondato da un muro di fuoco e subito in basso l'arcangelo che spinge fuori dal paradiso terrestre i peccatori Adamo ed Eva e eh, abbiamo la raffigurazione dell'arca di Noè, e, così come la torre di Babele e tutta una serie di figure. Che portano il, il, il fedele a, ehm, ad avere ulteriori prove della, della veridicità della parola di Dio. Dobbiamo pensare che questi, ehm, queste mappe ehm, erano lette, viste soprattutto da analfabeti. Quindi abbiamo un, come è scritto anche all'interno della, della mappa Mundi, questa è una storia, è una storia visiva e fa parte proprio della modalità della costruzione delle, delle mappe. Fino a 700 inoltrato le cartografie hanno riportato figure in terza dimensione e racconti, narrazioni, eh, scritte. Il disegno solo non riesce ad esaurire il bisogno di, eh, di spiegare. Qui abbiamo più di 500 immagini. Eh, con grafie diverse, con specialisti diversi, che eh, c'è il responsabile del disegno degli animali, eh, quello che scrive solamente eh, le, le scritte, altri che si occupano solamente del disegno degli edifici. Quindi un laboratorio, sono officine culturali che costruiscono queste visioni del mondo. Abbiamo ad esempio eh, si riconosce immediatamente l'isola di Creta perché c'è il labirinto. Oppure più in basso vedete la Sicilia e si intravede l'Etna perché ci sono le fiamme che escono, escono dal vulcano. Quindi è sia una, eh, come dire, un testo di geografia, ma allo stesso tempo è una visione cosmologica del mondo dal punto di vista eh, cristiano. Abbiamo i mostri, in questo caso... Eh, la fenice, oppure questo sciapode che è eh, con un unico grande piede che si eh, ripara dal sole, quindi le mostruosità che ancora una volta vengono eh, tenute eh, lontano nei margini, eh, specialmente nel continente eh, euroasiatico. E poi, ad esempio. E si capiscono le fonti numerose che vengono ospitate all'interno di questa raffigurazione, quindi non solo la Bibbia, ma anche la letteratura latina. Qui c'è Plinio, la citazione di Plinio, che parla dell'isola di Maliciu nell'oceano, ma vicino all'India, e dice: che È possibile navigare fino a qua passando per lo stretto di Gibilterra. Quindi, veramente un grande condensato di notizie che vengono riversate all'interno di queste mappe. Coeva alla mappa di Hereford, vediamo la carta pisana, una carta nautica, ecco, se ci abituiamo un momento a eh, cercare, cercare di riconoscere eh, gli ambiti che sono descritti, possiamo vedere le, la penisola italiana, la Sardegna, la Corsica il nord africa, si intravede anche il, il sud dell'Inghilterra. E poi questa rete di rombi che delineano le rotte, le rotte per spostarsi utilizzando la bussola all'interno di un mare chiuso e se utilizziamo la bussola quindi è orientata a nord. Quindi ancora una volta usiamo un orientamento che è dettato dall'utilizzo, dalla funzione che si ha di questa cartografia. A bordo delle navi e vedete che deriva, questa è una pergamena, quindi è la pelle di un animale, sulla destra vedete il collo dell'animale, un vitello, una pecora e eh, con tutta probabilità, oltre che a bordo, più che altro era utilizzato all'interno delle varie ditte. Eh, delle, eh, delle case che magari dipendendo da Venezia o da Genova si trovavano a Lisbona, a Siviglia o nelle Fiandre e quindi serviva per calcolare tempi di percorrenza, durata dei viaggi, costi di trasporto a seconda della tipologia di merce trasportata, quindi una cartografia estremamente utile per appunto i marinai e per le aziende, diciamo, le ditte che eh, si occupavano. Principalmente quelle italiane, in questo caso, di, di, di trasporto. Ma si tratta di cartografie estremamente dettagliate e poi ci ritorneremo sopra, anche se eh, brevemente. Ehm, ci è piaciuto molto mettere in relazione le cartografie anche con la letteratura. E sappiamo che Dante, all'interno del 26o Canto dell'Inferno, dove parla eh, di Ulisse. A mio avviso eh, Dante stava guardando una cartografia, una cartografia nautica probabilmente, ma è stato a Venezia, è stato a Padova, ha visto l'arsenale, perché a un certo punto appunto, dice, eh, in modo particolare, dalla mano destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra già mi aveva lasciata Ceuta. Quindi è come se guardasse, utilizzasse una cartografia per far capire al lettore il tragitto seguito da Ulisse con i suoi compagni, che attraversa le colonne d'Ercole, ed è qui l'imprudenza di Ulisse, che ha l'ardire di uscire in mare, attraversare questo limite, infatti, dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dante è contro l'imprudenza di Ulisse e lo farà naufragare in vista della montagna del purgatorio. Ma quella frase che ho sottolineato in verde diventerà molto intrigante tra pochissimo. Mi piace dimostrarvi come la cartografia nautica sia veramente sorprendente dal punto di vista dell'accuratezza nella restituzione grafica delle, de, delle masse terrestri. E, perché contemporaneamente abbiamo visto con Mappa Mundi di Erfurt non si va da nessuna parte quindi sono delle finalità di queste mappe molto differenti a seconda del contesto in cui ci muoviamo ospitiamo in mostra questo altro straordinario eh, monumento cartografico possiamo dire che per molte delle mappe esposte Varrebbero per se stesse una mostra ognuna. Abbiamo l'Atlante catalano, l'Atlas Catalan 1375, donata dal figlio del re d'Aragona al, al re di Francia. E quindi una altissima espressione artistica, oltre che, oltre che geografica. Al suo interno le storie, una grandissima narrazione di quella che è la cultura. Eh, del tempo che esprime ad esempio la narrazione di quando Alessandro Magno ha imprigionato nell'Estremo Oriente, nei margini appunto, il mostro dell'Apocalisse citato appunto nel libro dell'Apocalisse della Bibbia, quindi i mostri stanno là e il giorno dell'Apocalisse riusciranno ad aprire le porte di ferro costruite da Alessandro Magno. E qui eh, c'è una fonte che appunto parla del rapporto tra Alessandro Magno e il demonio che lo ha aiutato a costruire questo, questo sbarramento. Contemporaneamente però abbiamo la carovana dei mercanti, vedete questi cammelli carichi, dietro ci sono i cavalli e c'è la straordinaria immagine che serve per significare questa durata immensa del viaggio verso il cataio e c'è questo cavaliere che si sta addormentando sul collo del cavallo. Quindi davvero ci sono eh, delle modalità grafiche per restituire emotivamente, in modo coinvolgente anche per il pubblico che guarda questi eh, straordinari eh, disegni. Ci sono i re magi, vedete quello eh, in mezzo è piuttosto perplesso, stanno seguendo la stella cometa per arrivare poi a Betlemme, c'è l'arca di Noè sul monte Ararat e contemporaneamente però abbiamo la straordinaria accuratezza, questa è l'Italia con la Sicilia, la Sardegna, della cartografia nautica e per le primissime volte la presenza toponomastica del milione di Marco Polo. Il milione di Marco Polo restituisce la toponomastica dell'Asia e puntualmente nella cartografia del tempo cambiano i toponimi e vengono inseriti quelli che appartengono al milione di Marco Polo. E qui vediamo raffigurata una delle storie raccontate nel milione, i pescatori di perle. Dice Marco Polo, questi per andare a pescare le perle... Sanno che ci sono dei pesci pericolosi, quindi, prima di tuffarsi, dicono le loro preghiere in modo da spaventare i pesci. Infatti, vediamo questa giunca, tra l'altro, descrive questa giunca nell'oceano indiano, e vedete i pescatori con quelle palline colorate che simboleggiano le perle e i pesci che se ne vanno dalla parte opposta. Vedete come la cartografia. Eh, ha bisogno di raccontare le storie perché il pubblico che la riceve ha bisogno che queste storie siano narrate. E, eh, naturalmente la cartografia nautica che a Venezia viene attivata per la prima volta in, all'inizio del 300 da Pietro Vesconte, un genovese che viene a Venezia e eh, comincia ad elaborare eh, i primi Atlanti nautici. Che vedete, hanno degli inquadramenti geografici che servono agli imprenditori, servono ai mercanti veneziani perché inquadrano le aree commerciali. Quindi, la parte del, del Tirreno oppure l'Adriatico oppure il mare Egeo. Quindi sono scelte di inquadramento geografico per rispondere a quelli che sono i bisogni commerciali, in questo caso dell'area veneziana. Battista Agnese che siamo già nel Cinquecento inoltrato, ormai queste carte nautiche non sono più a bordo delle navi, ma diventano degli oggetti preziosi per poter essere poi commercializzate o anche fatto dono a, magari, a famiglie importanti. Abbiamo anche questo eh, preziosissimo portolano conservato eh, a Firenze, 1457, in cui sappiamo che non è ancora stato raggiunto il capo di buona speranza ma le fonti vedete non sono più quelle tolemaiche eh, sono fonti anche arabe e come al solito diciamo entra eh, ancora una volta marco polo c'è cioè la raffigurazione del gran khan in asia e i mostri le particolarità che sono ospitate laddove è più lontano arrivare in questo caso l'oceano indiano questi questi pesci strani, eh, la sirena o questi altri mostri e vi, vi lascio la narrazione di, delle scritte andando in mostra oppure anche leggendo il, il volume. Un altro esemplare davvero capitale per comprendere eh, le modalità di trasferimento delle conoscenze culturali dell'epoca all'interno di una carta geografica, il Mappamondo Catalano Estense che faceva parte della biblioteca del Duca d'Este a Ferrara, poi dopo la devoluzione a Modena, infatti si trova nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena. È una palla, e, e quindi un cerchio e vedete che le figure sono rovesciate dall'altra parte, ci si gira intorno, a Modena è, è, è ospitata su un tavolino rotondo. Quindi vedete che eh, in questo caso siamo alla metà del 400, i portoghesi avevano già cominciato a cercare di arrivare direttamente, senza intermediazioni musulmane, nell'oceano indiano, quindi circumnavigando la parte occidentale del, dell'Africa, convinti di aver voltato l'Africa, in realtà erano arrivati al Golfo di Guinea, e poi vedete mantengono la teoria che l'Africa fosse realmente circunnavigabile. Vediamo ancora una volta sui Monti Urali queste due figure asiatiche che testimoniano il commercio per andare al Cataio, il Gog e Magog, questi mostri dell'Apocalisse che sono imprigionati in questo recinto, la tomba del Gran Khan, quindi la cartografia che ospita quelle che sono le narrazioni diciamo, eh, maggiormente note eh, al tempo e naturalmente il paradiso terrestre che vedete dal, dall'estremo nord, diciamo così, est dell'Asia, viene trasferito, in questo caso in Etiopia, eh, naturalmente circondato da un muro di fuoco, escono i fiumi che irrigano tutta la terra e con tutta probabilità dato che abbiamo le prove che i cortigiani del, eh, estensi avevano in prestito, oltre che i libri, anche le cartografie dalla biblioteca ducale. E con tutta probabilità Ludovico Ariosto ha visto questa cartografia, oltre che lui stesso testimonia il fatto che ha usato il, il, la geografia di Tolomeo, e non a caso quindi, quando descrive il volo... Che Astolfo farà con San Giovanni per andare sulla Luna a recuperare il senno di Orlando. Dice che partirà proprio dall'Etiopia, dove c'è il senapo, e partirà appunto dal paradiso terrestre circondato da un muro di fuoco. Quindi la cartografia dialoga con la cultura del tempo e con tutta probabilità stimola la letteratura per ambientare quello che è un capodopera della lettura, letteratura rinascimentale. E naturalmente c'è anche il Pertegianni, ancora una volta citato con il nome di Senapo da, da Ludovico Ariosto e Orlando Furioso. Abbiamo la eh, riproduzione del Mappamondo di Fra Mauro, conservato in Biblioteca Marciana, e questo è molto interessante perché... È la visione del mondo da parte di un frate camaldolese, Mauro, che orienta a sud il mondo, è il punto di vista di Venezia, la cartografia nautica è parte importante nell'area mediterranea, la giriamo solamente per comprendere un po' meglio le questioni, vedete l'Africa è circunnavigabile, siamo alla metà del 400, i portoghesi non hanno ancora raggiunto il capo di Buona Speranza. Ma questa diventa una grande macchina narrativa. Ci sono, figuriamoci, circa 3.000 post-it attaccati che narrano, raccontano con, con figure. E qui eh, Fra Mauro eh, in, in veneziano dice: nota che le colonne d'Ercules non significa altro che divisione di monti, i quali, come dice le favole, serravano il stretto di Zibelterra. Eh, Fra Mauro non accoglie mostri all'interno di questa raffigurazione, è uno scienziato, ha un bacino di info informativo che è quello di Venezia, dunque eh, addirittura eh, vabbè, naturalmente esprime eh, le principali eh, diciamo, conoscenze che riguardano anche naturalmente, il mondo riportato da Marco Polo. Eh, Dice una cosa molto importante, si rende conto che le strade per andare in, in Oriente sono rotte, cioè ormai sono interrotte perché nel frattempo non c'è più la dinastia Yuan, quella di Kubilai Khan, ma sono arrivati i Ming e quindi hanno bloccato qualsiasi tipo di eh, rapporto scientifico e commerciale. E la cosa interessante è che un frate camaldolese faccia uscire il paradiso terrestre dalla mappa. Nessuno lo trovava, ma lo fa disegnare da Leonardo Bellini, al di fuori della rappresentazione del mondo. Quindi vedete che di volta in volta, a seconda anche della capacità culturale del cartografo, del geografo, le informazioni geografiche vengono trattate in maniera diversa. E quella di Fra Mauro è davvero una impresa cartografica che incita la Repubblica a eh, organizzare i, i trasporti all'interno eh, di tutta la superficie del mondo. Attraverso un contatto straordinario con il monastero di Shimabara a Kyoto eh, abbiamo ottenuto questa che è davvero un monumento eh, culturale di altissimo livello. Questa è eh, una mappa del mondo che ci vede in periferia. Noi siamo periferia, siamo nell'estremo occidente, quella che vedete circunnavigabile con una sorta di lago al centro, è l'Africa. Siamo nel 1402 quando i portoghesi dovevano ancora cominciare a cercare di raggiungere l'estremità dell'Africa, e il mondo cinese ha queste informazioni con all'interno, vedete, quella che noi chiamiamo Cina, ma loro si chiamano Tsunghuo, che è la terra di mezzo. Per, eh, ve la racconto molto brevemente: questa mappa è stata eh, costruita. Dai coreani, quella penisola che vedete a destra, sovradimensionata, su fonti cartografiche cinesi elaborate nel periodo Yuan, in cui c'era questo: erano quattro canati. Ma questa grande possibilità utilizzata da Marco Polo e dai mercanti di viaggiare da occidente a oriente in sicurezza. Quindi non viaggiavano solamente le merci, ma viaggiavano anche la scienza. Quindi la geografia degli Arabi, quindi anche quella di Tolomeo, dei Greci, è arrivata fino in Cina. E attraverso queste fonti cartografiche cinesi, i coreani hanno costruito questa cartografia. La dimostriamo, ad esempio, vedendo i Monti della Luna. I Monti della Luna che ci fanno pensare a quella, alla geografia di Al-Idrisi, quindi gli Arabi, e i geografi arabi che arrivano fino a Pechino, trasferendo anche la geografia di Tolomeo. Dunque vedete come si componga l'immagine del mondo attraverso una serie di informazioni che in qualche modo. Vengono distorte come le, le cartografie europee che disegnano l'Estremo Oriente. Quindi abbiamo probabilmente una confusione nel pensare al grande deserto del Sahara come un lago, o al non comprendere bene le forme dell'Europa all'interno di un mare Mediterraneo, ma si distingue molto bene, ad esempio, la penisola iberica. Dunque una trasmissione delle conoscenze geografiche che percorre migliaia di chilometri attraverso la cultura araba che arriva fino, fino in Cina. E se proviamo, io ho tra le tante versioni delle Mille e una notte, questo straordinario libro di, di racconti di marinai che va dal, 12, dal X al XVI secolo, se fate una ricerca di lemmi, che possono essere Cina, India o marinai, vedete proprio che sono i racconti dei marinai che partono da Bassora, vanno in India, vanno in Cina, ritornano. È dunque la dimostrazione che l'oceano indiano è frequentato da secoli da indiani, da cinesi, che conoscevano appunto anche le possibilità di navigare verso l'Africa. Ma sono abbastanza veloce, mi scuso, ci sono poi modalità per riflettere ulteriormente. Ospitiamo ad esempio questo straordinario eh, opera, che è un ricamo in seta, della collezione di Luciano Benetton, che raffigura la Via della Seta. Vedete in rosso il percorso di Marco Polo via terra e in blu quello di ritorno via, via mare. Ma poi. Per cominciare ad avvicinarci al plus ultra, vado un po', un po più velocemente, abbiamo due eh, cartografie di Enrico Martello, questo tedesco che risiedeva a Firenze. Ecco, vedete questo manoscritto conservato alla Biblioteca Laurenziana di Firenze, in cui la punta dell'Africa ha delle continue cancellature. Perché arrivano le notizie, siamo intorno al 1490. Bartolomeo Dias è arrivato al Capo di Buona Speranza e quindi vedete la, la costa occidentale dell'Africa è piena di toponimi perché mano a mano i portoghesi, nell'arco di quasi un secolo, hanno proceduto passo passo per svelare appunto il percorso per arrivare finalmente nell'oceano indiano. Mentre vedete che tutta l'area dell'oceano indiano è ancora il mondo di Tolomeo. Quindi, mano a mano che viene scoperta un'area, viene più dettagliata e quindi si toglie diciamo, il disegno che appartiene al secondo secolo d.C., che è quello appunto della geografia di Tolomeo. In una successiva realizzazione, Enrico Martello, e questa è conservata alla British Library, vedete che compie un gesto, a mio avviso, un gesto grafico di straordinaria forza. Avrebbe potuto fare in modo che la cornice fosse disegnata tutta intera un po' più in basso. No, ha voluto rompere la cornice per dimostrare che finalmente è stato rotto un altro, un altro tabù, è stato rotto un non plus ultra, finalmente i portoghesi sono arrivati al capo di Buona Speranza e quindi si sono aperti la strada, acquea, la via per arrivare direttamente alle materie prime, vale a dire alle spezie. Spezie che servono sia in cucina, sia come medicinale, sia come cosmetico e hanno un valore incalcolabile dal punto di vista proprio della, della rendita. Un carico di spezie vale molto più dell'oro e del petrolio nei mercati, nei mercati europei. Quindi il compito. Si viaggia per denaro, qui il, il senso delle scoperte è quello, come sarà anche quello di Colombo, di raggiungere comunque le spezie per un'altra via, per l'Occidente. Entriamo nella seconda sezione e mi piace dettagliarvi un po' la scoperta diciamo, della divisa plus ultra. Diventa la divisa il simbolo del nuovo re di Spagna, che è Carlo I, che diventerà Carlo V. Viene creata, sapete che i simboli, specialmente tra Medioevo e Rinascimento, hanno un altissimo valore semantico e simbolico. Quindi le colonne d'Ercole, perché sia la casa eh, spagnola d'Aragona di Castiglia e d'Asburgo avevano come mito fondatore Ercole. Quindi le colonne d'Ercole e le due case regnanti, diciamo, che infondono nell'erede delle, delle due case in Carlo primo poi Carlo V, il mito di Ercole. E viene anche, vedete, riutilizzato la divisa della Casa di Borgogna che ha l'acciarino e la pietra focaia e vedete che sono al centro delle due colonne. Da dove viene il plus ultra? Luigi Marliano, che era all'interno della corte, eh, Carlo I, Carlo V, parla francese perché nasce, nasce nelle Fiandre, e viene riutilizzato quel non plus ultra che non più oltre si metta di Dante nella Divina Commedia nel XXI canto. Viene virato prima in francese, perché questa è la lingua di Carlo V, ma non può parlare francese il re di Spagna, quindi viene utilizzato il latino. E vedete che nella costruzione del, eh, di questo motto viene riutilizzato appunto eh, eh, Dante e viene utilizzato il plus ultra in questo caso perché ormai siamo nel 1516-1519 si è già andati oltre le colonne d'Ercole e eh, questo motto verrà utilizzato non solo per eh, diciamo certificare e mh, fondere nel nuovo Ercole che è Carlo V l'autorità eh, di portare la parola di Cristo, ma anche di conquistare oltre le colonne, ma anche verso Occidente, perché bisogna liberare la Terra Santa. La cosa interessante è che vedete nella bandiera spagnola viene riportato il plus ultra e le colonne. Ma siamo entrati in contatto con il priore della cattedrale di, della Santa Croce a Barcellona attraverso studi e pubblicazioni e vedete che questo coro non è per i frati ma accoglieva l'ordine del Tosondoro. Il Gran Maestro è Carlo V. Il Tosondoro, quindi una volta ancora, ritorna Ercole che faceva parte degli argonauti. Il Tosondoro è un vello magico in sostanza che guarisce. Da, dai mali e lo scranno di Carlo V ha il motto plus ultra. Ed è qui che viene disegnato, diciamo, e che ospita questa nuova divisa che appartiene appunto all'imperatore. E ci piaceva ricostruire questa, eh, questo motto perché in realtà vedete ha un significato davvero, eh, davvero molto forte. E quindi e siamo riusciti attraverso la collaborazione grande del, della, della cattedrale a poter fare una foto e a ospitarla in mostra. Quindi è l'emblema del, del nuovo imperatore. E l'eco del potere di Carlo V rientra ancora una volta in letteratura, quindi eh, l'Orlando Furioso nel, eh, dice e vego i capitani di Carlo V dovunque vanno aver per tutto vinto. E l'edizione di Valghigi del 1956, l'edizione veneziana, riporta per la prima volta cartografie che accompagnano il testo dell'edizione del 1932 dell'Orlando Furioso. Vado un po' più veloce perché mi rendo conto, sono, sono tante le cose che offre la mostra e le possibilità proprio di indagare questo straordinario mondo della ricerca dell'immagine del mondo. Voi do dobbiamo pensare al fatto che era davvero inusitato pensare all'esistenza di un quarto continente. Quindi il nuovo mondo è sicuramente, nuovo mondo che poi lo chiamerà così Vespucci, siamo arrivati sicuramente in Asia, così come attestava Colombo, così come sono stati condannati gli indiani d'America a chiamarsi così perché si era convinti di essere arrivati in Asia. Ospitiamo in mostra la carta universale di Quando è la Cosa, eh, conservata al Museo Naval di Madrid, dove Quando eh, è la Cosa era il proprietario della Santa Maria e eh, ha navigato con Cristoforo Colombo e anche con Amerigo Vespucci. La cosa interessante è che abbiamo scritto, qui nella parte dell'Oriente, Oriente. Quindi è la certificazione... Che si credeva si fosse davvero arrivati eh, in Oriente. Ma naturalmente le cartografie ospitano, come le altre, la cultura dell'epoca. Quindi ritroviamo i Re Magi eh, con la stella cometa, Gog e Magog, che di volta in volta questi mostri vengono identificati con gli Unni, con i Tartari, con i Mongoli o con gli Ebrei. Quindi. I, le grandi paure vengono confinate e identificate di volta in volta a seconda della cultura del periodo e come questa identifica il, il, il male, diciamo. Ma naturalmente questa grande carte nautica ospita le informazioni relative al raggiungimento del capo di buona speranza. Eh, qui vediamo San Cristoforo che porta Gesù Cristo in spalla e Cristoforo Colombo, Cristoferens è portatore di Cristo, quindi lui si sentiva particolarmente investito di questo ruolo. La Madonna che è il, la protettrice dei marinai. Ecco, eh, come raffigurare questo nuovo mondo? Bisogna adottare delle proiezioni diverse. Non è più possibile utilizzare una semplice circonferenza quindi in Italia, che è il grande laboratorio cartografico per cercare di fare ipotesi costruttive sull'immagine del mondo, eh, Giovanni Matteo Contarini e eh, Francesco Rosselli elaborano questa proiezione polare per ospitare nuove, nuove masse terrestri. E naturalmente la toponomastica dell'Asia è quella di Marco Polo: c'è il Cataio, ma questo resterà per. Per secoli, perché non avendo più la possibilità con i Ming di andare in Asia restano i toponimi eh, di, di Marco Polo. Venezia è un laboratorio per pensare all'immagine del mondo. Sappiamo che Giacomo Gastaldi, che elabora questa cartografia, ha collaborato con Giovan Battista Ramusio che per primo. Ha inaugurato questa stagione letteraria straordinaria dei viaggi, con delle navigazioni e viaggi alla metà del Cinquecento. Ecco un'ipotesi che eh, elabora eh, Gastaldi è che vedete vicino a Gog e Magog ci sia questa terra arsarotta dove siano stati esiliate le popolazioni eh, ebraiche idolatre, quindi confusi gli ebrei. Con i mostri del, dell'Apocalisse. Quindi teorie per cercare di capire chi abitino eh, queste, eh, questi territori. Oppure a metà del Cinquecento, Caspar eh, Fopel, in questa cartografia stampata a Venezia, che attesta che Montezuma è il Gran Can e che il Messico è il Cataio. Quindi le informazioni che si trasmettono con velocità diverse, elaborazioni diverse, per gli spagnoli eh, era più logico pensare di essere arrivati in Asia, per i portoghesi invece andava molto bene pensare all'esistenza di, di un nuovo mondo. Quindi varie eh, modalità di, di riflettere e ancora una volta un italiano come Francesco eh, Rosselli elabora un mappamondo ovale per ospitare all'interno e collocarle questi mondi nuovi che sono stati scoperti, che appartengono all'Asia, che sono... Eh, le cartografie e le modalità di trasferimento grafico servono per riflettere sul, sul collocamento anche di queste masse terrestri e a chi appartengono. Oppure il nuovo mondo è un nuovo continente, così come si vede molto bene da questa carta che è in mostra, che viene sempre da Modena, in cui si vede proprio che qui la lettura di Amerigo Vespucci è passata, quindi un nuovo mondo, una, un continente che poi chiameremo Sud America, in cui appunto è diviso, diviso dall'Asia, comincia, comincia questa consapevolezza. E abbiamo voluto eh, unire eh, questa straordinaria cartografia, non mi soffermo nei dettagli, all'interno del Golfo di Guinea c'è la rappresentazione del Castello da Mina, è un, un luogo creato alla, negli anni 80 e nel 400 dai portoghesi, da dove comincerà eh, l'esempio, diciamo, eh, la tratta degli schiavi. Vedete questi individui neri che sono lì intorno. Quindi di fronte a questa cartografia abbiamo messo questo mappamondo dipinto da un artista keniota che fa abitare tutto il mondo da neri. Questa capacità degli artisti africani di eh, avere un rapporto davvero gioioso con l'immagine del mondo e ci piaceva molto eh, in questo modo eh, molto leggero ma allo stesso tempo molto intenso eh, parlare appunto di quello che è successo nella mappa precedente di 500 anni prima cioè nella tratta degli schiavi e come questo uh, autore questo artista contemporaneo abbia voluto appunto popolare in maniera molto gioiosa, lo vedrete nei dettagli, gente che sta giocando va, sta andando al mercato, va su in bicicletta eh, e abiti eh, tutto quanto il pianeta abbiamo la possibilità di ospitare anche il mappamondo Oliveriano della biblioteca eh, Oliveriana di Pesaro che è il primo che ospita la scritta Mundus Novus, quindi accoglie la lettura di Amerigo Vespucci ed è una mappa davvero eh, appena restaurata tra l'altro di, di grandissima importanza. Contemporaneamente nelle officine cartografiche ufficiali sia in Spagna che in Portogallo vengono elaborate queste carte ufficiali, il Padrao General, in cui non ci sono mostri, non ci sono supposizioni. E vedete che il tratto del cartografo è netto solo dove le informazioni sono certe. Quindi, la cartografia scientifica che coabita con la cartografia eh, che continua ad elaborare delle, delle supposizioni. E la cosa interessante, vedete in questo planisfero rettangolare, per rendere con efficacia la rotondità, abbiamo, torno un attimo indietro, sia nell'estremo est che nell'estremo ovest, la raffigurazione delle isole Molucche. Quindi ci dà l'idea, sono ripetute, che si tratta ancora una volta, si esprime la rotondità. Abbiamo questo straordinario esemplare che è la mappa mundi di Martin Walzmuller, 1507, che è il certificato di battesimo dell'America perché per primo accoglie, anche se nell'America del Sud, la scritta America. La Library of Congress, con un consorzio pubblico privato, ha pagato nel 2003 10 milioni di dollari da. La biblioteca di un conte tedesco, immagino molto felice, eh, la cosa bella della Library of Congress è che ha reso disponibile ad alta risoluzione, come lo, lo stile insomma, della cultura americana, di rendere universalmente disponibile anche questa cartografia. E eh, ahimè non mi dilungo nei dettagli, però in questo caso eh, è interessante perché. Poi eh, Martin Walzemüller non ribadirà più questo toponimo, sarà molto criticato. Ma dice: Dato che gli altri continenti hanno tutti nomi femminili, perché non chiamare America da Amerigo, rendendo omaggio a chi si è reso conto che questo è un altro, un nuovo mondo, come appunto diceva Amerigo Vespucci. 1522-2022, celebreremo quest'anno l'ultimo anno del primo viaggio intorno al mondo di Magellano, che ospitava tra i componenti del, della, della flotta anche eh, eh, Pigafetta, Antonio Pigafetta Vicentino, che ci restituisce il diario di viaggio. Quindi, volevamo ricordare anche questa immane impresa che confermerà una volta di più la rotondità della Terra. E per darvi l'idea, quando partono le tre navi comandate da eh, Magellano, e poi sarà ucciso nell'isola di Mactan, e Sebastiano Elcano eh, riporterà delle tre navi una solo, la Vittoria, dei più di 260 membri dell'equipaggio torneranno in 18, tra cui Pigafetta, ma l'unico carico di spezie riuscirà a ripagare di tutta l'impresa eh, durata tre anni. Dunque, vedete come la ricerca delle materie prime, in questo caso le spezie, fosse davvero spasmodica e desse la possibilità veramente dagli, da parte degli investitori, anche fiorentini, anche italiani, nell'organizzare eh, i, i viaggi di scoperta. L'ultima sezione della mostra, Theatrum Orbis Terrarum, ci porta, diciamo ha una riflessione eh, che sposta, eh, diciamo, la modalità di vedere l'immagine geografica solo come una restituzione grafica del disegno del mondo. Se voi guardate eh, negli angoli di questa rappresentazione vedete delle nuvole. Quindi non si tratta solamente di un divertissement del cartografo, geografo straordinario che è Abramo Orteglio, fiammingo, ma in questo modo, inserendo le nuvole, ci dà la possibilità a noi che guardiamo di assumere il punto di vista di Dio, che guarda il mondo. Immediatamente, cambiando scala, con questa informazione determinante, la geografia acquisisce una potenzialità diversa, eh, entriamo in una dimensione filosofica, morale nella visione del mondo dall'alto e non a caso Abramo Orteglio inserisce una citazione da Cicerone e dice che cosa può sembrare importante nelle vicende umane a un uomo che tiene tutta l'eternità davanti ai suoi occhi e conosce la vastità dell'universo. Quindi di fronte all'immagine del mondo ci si rende conto della responsabilità umana, nella assurdità dei conflitti all'interno della superficie terrestre, in un periodo eh, in cui Abramo Orteglio è testimone delle lotte tra cattolici e protestanti nelle Fiandre. Dunque, immediatamente, l'immagine geografica acquisisce appunto una dimensione differente e eh, è doveroso passare attraverso quella che è la proiezione cartografica che ancora oggi utilizziamo, che è la proiezione di Mercatore. Mercatore, nel 1569, elabora questa eh, proiezione per aiutare i marinai a correggere la rotta. Sapete che tradurre in piano una superficie sferica, una ha tre dimensioni, l'altra ne ha due, quindi devo inserire per forza un errore, non è possibile trasferire una superficie sferica su un piano. Quindi devo scegliere il modo di rappresentare gli oggetti e eh, Mercatore decide di aiutare i marinai elaborando una proiezione cilindrica che diciamo, riporta con maggiore esattezza le masse terrestri alle medie latitudini, mentre per forza di proiezione le distorce mano a mano che saliamo verso il Polo Nord o il Polo Sud. Quindi vediamo le, su le masse terrestri più a nord e più a sud molto più distorte, ma lo fa per aiutare appunto i marinai. Ed è la stessa proiezione che l'amico Abramo Orteglio adotta per eh, il tipus Orbis Terrarum che abbiamo visto prima. Ed è eh, con questa immagine... Eh, che ancora una volta, eh, qui non, non, magari non lo vedete bene, ma si intravedono le masse terrestri. Questo è un mappamondo che viene dalla Mongolia. E ancora una volta, vedete come gli artisti, quando entrano in contatto con la geografia, riescono ad esprimere dei concetti atemporali. Mentre una cartografia storica data un, un modo e una forma eh, di, di vedere il mondo. Quando gli artisti si approcciano, appunto, utilizzano la geografia, allora si entra davvero in, in un'altra dimensione. Così come questo mappamondo ricamato in seta nel Nord Corea, che eh, emblematicamente fa abitare tutto il mondo da animali e cancella, e cancella il genere umano. Matteo Ricci, quando va in Cina, gesuita, porta. L'Atlante di Ebramo Ortelio perché, come sapete, tenta di eh, mh, portare il, il, il cristianesimo cominciando dall'elite e utilizzando la scienza come passepartout per dimostrare anche la superiorità occidentale dal punto di vista scientifico. Porta il mondo di Ebramo Ortelio, che è eurocentrico, quando la corte. Eh, Cinese vede il mappamondo di Orteglie, chiaramente è in disaccordo e Matteo Ricci è costretto a ridisegnare il mondo mettendo l'Europa in periferia e il mondo asiatico al centro. Quindi ancora una volta il punto di vista deve cambiare a seconda della cultura che esprime questa, questa visione del mondo. Terminiamo la parte che riguarda la cartografia storica con questo mappamondo di Antonio Zatta della metà del Settecento, in cui lo stesso Antonio Zatta riporta i viaggi eh, di Bougainville e di James Cook, eh, che, vedete, cominciano a delineare il mondo così come noi eh, lo conosciamo adesso. E mi piace eh, citare... Questo esploratore degli inizi dell'Ottocento che dice oggi non dovremmo più lusingarci che sia l'incontro inaspettato di una vasta terra ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica. Il globo è conosciuto nelle sue masse principali. Non resta che tornare ai dettagli per chiarire la scienza della geografia piuttosto che aumentarla. I nostri predecessori ci hanno lasciato solo frammenti di arcipelaghi da esplorare. Quindi siamo entrati in una dimensione di un mondo conosciuto. Questo è il mappamondo di Google, di Google Earth, che utilizza la proiezione di mercatore. Ed è il mondo che noi occidentali abbiamo in mente quando sfogliamo un Atlante, quando entriamo in un'agenzia di viaggi. Ma quello che noi vediamo è, vedete, la Groenlandia di 2 milioni di chilometri quadrati, che ha la stessa dimensione di un'America del Sud di 18 milioni di chilometri quadrati. Quindi vediamo un mondo, come vi ho brevemente accennato, deformato. Ed è una modalità che, vedete, detta il modo di pensarci all'interno del mondo. Allora abbiamo pensato di entrare in contatto con eh, l'azienda cartografica che oggi in Germania detiene i diritti sul mappamondo, sul mondo di... Eh, sulla proiezione di Peters. Dunque vedete questa è la proiezione di Peters, il suo intento era quello di restituire le aree esatte dal punto di vista delle dimensioni, delle superfici del mondo. Quindi vedete come questa immagine, la, la, la geografia è straordinaria in, nel senso della cartografia perché reifica, cioè rende concreti dei concetti astratti senza parlare, ci restituisce un'immagine del mondo che nel 1973, quindi siamo nel periodo de della decolonizzazione, tutte vari, eh, le varie regioni africane, ad esempio, e sudamericane, si liberano dai dominatori portoghesi, spagnoli, inglesi, francesi. Quindi quando questa immagine del mondo mh, viene mh, pubblicata, le organizzazioni non governative, la Santa Sede, adottano immediatamente questa immagine perché eh, veicola un'altra idea di mondo. Il primo mondo è quello capitalistico, il secondo mondo all'epoca era quello socialista e comunista, il terzo mondo, ma siamo sempre noi occidentali che classifichiamo, è quello dei paesi sottosviluppati. Dunque un terzo mondo che finalmente ha peso politico. E i tappeti afghani che abbiamo in mostra, vedete, utilizzano il mondo, il modello di Peters. Questo è un tappeto afgano non datato, ma sicuramente dopo il 1973, che è la, la data in cui Peters pubblica, probabilmente degli anni Ottanta, vedete che questa è la matrice geografica che viene ripresa all'interno di questo mappamondo afgano. E questo è un altro mappamondo afgano che il signor Luciano Benetton ha commissionato. Abbiamo avuto la straordinaria possibilità eh, l'altro ieri di ospitare in mostra eh, la principessa eh, afghana Soraya, che è la nipote dell'ultimo re dell'Afghanistan, e lei si è resa disponibile per la realizzazione di questo tappeto attraverso appunto... L'artigianalità eh, ancora presente, ahimè, è molto sofferente, di queste straordinarie ricamatrici eh, in Afghanistan, che in, ci ha messo tre anni eh, per farlo, sono riuscite poi a restituire questa immagine del mondo, che è stata fatta circa, consegnata circa tre anni fa. Vedete che l'Afghanistan è, è quella, quella parte in blu nell'Asia, e il bordo, ci ricordava la principessa, è stato un dettaglio che ha voluto ehm, che fosse insomma, un suo desiderio, riporta i colori della bandiera dell'Afghanistan. Dunque vedete come una rappresentazione cartografica che diventa eh, oggetto artistico riesca davvero a suscitare eh, emozioni differenti eh, mi raccontava che le ricamatrici hanno voluto che il mare fosse così mosso perché in Afghanistan non c'è il mare quindi c'era questo desiderio di restituire la vivacità anche attraverso i colori e di trasfonderlo all'interno del, de, del mare ecco se poi capovolgiamo upside down il, il mondo e ho visto qualche visitatore in mostra che, specie i ragazzi, rimanevano piuttosto disorientati. Dove sono io? Do dove siamo? E, finalmente l'Australia eh, è, è al centro del mondo, ma nessuno, eh, diciamo così, il nord è una convenzione. Abbiamo visto l'est, il sud. Quindi. Sono modalità di raffigurare il mondo che è del tutto legittime, che però di volta in volta, a seconda di chi finisca in periferia, eh, suscitano diciamo eh, emozioni di differenti. Concludo con quest'altro tappeto afghano di grandissimo valore, eh, eh, non solo storico, ma anche morale. Perché intorno a questa poesia che risale al XIII secolo di un poeta eh, che appunto parla del corpo e delle membra. Quindi se una parte del corpo è dolorante, tutto il corpo ne soffre. Dunque applicando eh, questa poesia nei bordi di questo tappeto e eh, trasferendo e il significato di questa poesia all'immagine del mondo: automaticamente vediamo come la geografia ancora una volta riesca a trasmettere dei valori davvero profondi e ci aiuti a, una, a riflettere appunto sul nostro ruolo e sulla nostra missione, diciamo nel tutelare l'unico pianeta che abbiamo. Vi invito in mostra e ai prossimi nostri appuntamenti. Molte grazie. Se avete qualche domanda, qualche osservazione, volentieri, ma il, il prossimo mese di marzo avremo due appuntamenti, uno con la professoressa Simonetta Conti che ci parlerà dei viaggi degli spagnoli e un altro con la professoressa Carla Masetti che invece ci parlerà dei viaggi di Amerigo Vespucci. Però mi preme anche perché è qui la collega Patrizia Boschiero che è la responsabile dell'ufficio edizione della fondazione, presentarvi anche il volume che accompagna la mostra e fa parte del lavoro della fondazione, dall'idea alla costruzione della mostra fino alla costruzione proprio anche del volume. Che è parte del nostro lavoro, eh, a stretto contatto, e siamo particolarmente felici. Ogni nostro libro è, è davvero l'esito della comunità eh, che è la, la, la Fondazione Benetton di Ricerche. Quindi ci auguriamo che, eh, che lui possa continuare questo viaggio anche oltre appunto, i termini della mostra, perché pensiamo possa essere un, un, così, un valore di riferimento. Vi aspettiamo in mostra e grazie di nuovo.